Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Tra l'allera. Questo è un brano che trovate su Organetto Superfacile, volume 7. Il brano non è facile, ma è facilissimo. Proprio, insomma, è semplice, semplice, semplice. Però prima ascoltare e poi passeremo allo studio. Ci sta solo qualche terzina un po' più impegnativa, ma niente di che, è questo. Poi ripete sempre la stessa cosa, quindi il brano finisce così, è molto molto ripetitivo, cambiano solo le parole. Iniziamo velocemente a studiarlo insieme. Abbiamo in chiusura il terzo dito, questo due pulsazioni, due. Mettiamo un metronomo, che sentite anche le pulsazioni, due. Mettiamo velocità 76, questo, quindi 1, 2, poi 1, 2, poi tre pulsazioni, 2, 3, nuovamente 3, va bene? Quindi 1, 2, 3, 3 pulsazioni, nuovamente il 3, ci sono 4 volte il 3, va bene? Quindi questo 1, 2, poi 1, 2, poi 3 pulsazioni, 2, 3 e una sola, va bene? Fate solo questo, insomma, i bassi andranno così, molto semplice. Fate questa prima parte ripetendola un bel po' di tempo, fino a qua, anche con i bassi è facile. Andiamo avanti, bentornati dopo una decina di minuti. Ora suoneremo il 2 cerchiato dopo il 3, quindi sarà poi 3, 2 cerchiato, ora qua c'è una terzina, 4, 3 cerchiato, 4, è molto veloce, quindi in una pulsazione sola andranno queste tre note, Napoli, poi 2 cerchiato, il 3, aprite col 3, poi il 3 potete tenerlo premuto e invertire il mantice. Il 2 cerchiato e 3 staccato, questo è. Quindi la prima fase da ripetere, facciamo così dall'inizio, poi fino qua. Memorizziamo prima questo, così a blocchi. Nuovamente questo 3, 3, 3, poi 3, 2 cerchiato. Fate prima questa, memorizzata. Poi la terzina, Napoli. Abbiamo il 2 cerchiato che scotta, il 3, apriamo col 3. Quindi chiaro? Il 3 in apertura, 4 pulsazioni. Quindi ripetete questa prima frase fino al 2 cerchiato, poi la terzina che è molto veloce. Napoli, pa, pa. Tenete il 3 premuto, volendo non lo fate ovviamente staccato. Il 3 premuto e poi invertite il mantice, 4 pulsazioni, va bene? La terzina è molto veloce. Questo. Quindi guardate, in un battito solo vanno 3 note, quindi questo. Se faccio sentire tutto il rigo col metronomo. Molto semplice. Andiamo avanti, insomma, il rigo successivo. Abbiamo il 3 in apertura, 2 pulsazioni, 1, 2, poi il 3, una pulsazione e mezza, 1, 2, 2 cerchiato in levare, 3, 2 pulsazioni, e questo tan, questo tan, sentite il metronomo, molto lento così, 1, 2, poi 1, apertura. Ecco qua, abbiamo fatto questa frase. Quindi tanta, una pulsazione e mezza, in levare va questa, due pulsazioni, due pulsazioni. Fate per 10 minuti, bentornati, andiamo avanti. La frase ovviamente collegate tutto da capo, abbiamo andando avanti il 3, suona sincope, ascoltate il video dedicato alla sincope. 3, poi saliamo di un tasto, il 3 che dura due pulsazioni. Nuovamente il 3, fate ta, solo questo pa, memorizzate questo, bene, poi aggiungete il 2 cerchiato, uguale allo stesso movimento che avete effettuato sopra, solo che in apertura, quindi questo pa, facciamo prima solo questa, così è più facile per voi memorizzarlo, a quella sincope di prima che è questa. Aggiungete il 2 cerchiato così, ancora. Bene,
memorizzate questa, questa è il blocco tan, tan, tara, bene, aggiungete questo che non è altro la stessa cosa che avete fatto qui sopra, solo che è in apertura, stesso movimento, la terzina con le due note staccate, quindi sarà e in chiusura 5-2 cerchiato, 1-2-3-4, va bene? Mettendo i bassi su questa parte, la faccio ascoltare dopo qualche settimana, potete mettere i bassi così molto lentamente, a polca. Secondo uno stop, potreste anche non fare lo stop. Bene, andiamo avanti con la frase, ripetete questo qualche giorno, poi ritornate sul video, bentornati. Andiamo avanti con di qua il terzo dito, quarto movimento, quindi 3, sesta posizione, 5 volte, pensate, 2 cerchiato e 3 due pulsazioni, quindi noi lo pensiamo in quattro pulsazioni, questo è un tempo tagliato per essere proprio chiari, eh? Lo pensiamo quindi cerchiato, fate questo in chiusura per una decina di minuti, due pulsazioni, bene, andiamo avanti, il 3 e 2 cerchiato, l'ultima nota del terzo rigo a pagina 23 siamo, poi come sopra, una cosa che cambia, non le dita, sopra facevamo, ora facciamo col 3, quindi e questa, quindi ultima nota del terzo rigo, due cerchiato il rigo successivo, poi in apertura 4, 3, ancora così, più lento, poi Napoli, salgo, apro, fate solo questo per un bel po' di tempo, stiamo ripetendo questo, ta 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 ta, aprite pa pa, anche qui c'è un'altra sincope, pa pa, con questa successiva che poi agganceremo, va bene? Fatela per una decina di minuti, e poi questo, tre, tre. E la stessa cosa di sopra che era in apertura, quello che avete fatto finora, collegate anzi tutta quella, questa frase di prima, quindi e qua, vedete questa frase prima, colleghiamola, quindi qua ta 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 ta, questa è già una sincope, questa è un'altra sincope, ora che la collegheremo. Qua abbiamo lo stesso movimento delle dita di sopra, è solo in apertura. Se avete imparato bene questo, in apertura è questa cosa. Cambia solo che c'è il 2. Va bene, quindi collegando tutto. Stesso movimento, scendiamo in sesta posizione, in apertura, poi quindi il 2 in chiusura, 2 pulsazioni, poi in apertura questo, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, però con i bassi, mettendo i bassi qui sotto e così, dopo lo stop. Un po' di più, anche se si vede il mantice, spero di seguire lo stacco, poi spero che vi sia chiaro, va bene? Le terzine, ogni terzina ci va un basso, quindi qua attenzione, in apertura, qua ho messo lo stop, io ho messo i bassi giusto per farvi capire la metrica, stop qua senza basso, ta 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 ta. Attenzione qui, questa è una sincope, attenzione, qua c'è il basso, accordo basso e qui l'accordo, ripetete solo questo per un'oretta, va bene? E poi saranno tutte semplici le sincope, va bene? La stessa cosa che trovate nella polca del trillo e in altri brani, conviene che l'affrontate. Bene, memorizzate prima la mano destra, l'ultima cosa sarà quella di inserire i bassi, andate con calma e divertitevi. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!